Ciao a tutti. La città di Artemovsk ha un significato simbolico piuttosto che strategico e operativo, ha detto il capo del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin. Allo stesso tempo, Austin ha rifiutato di fare una previsione sul fatto che la città sarebbe finalmente passata sotto il controllo delle truppe russe e quando ciò potrebbe accadere. La caduta di Artemovsk non significherà necessariamente che i russi abbiano cambiato il corso delle battaglie, ha detto Lloyd Austin. Ricordiamo che il fondatore della compagnia militare privata Wagner, Eugene Prigogine, ha detto in precedenza che i combattenti del gruppo avevano quasi circondato la città. Secondo il direttore militare Yevgeny Podubny, l'insediamento è al 40% sotto il controllo delle forze armate russe. In precedenza, il consigliere Vriu, capo del DPR, Jan Gagin, ha detto che la caldaia formata ad Artemovsk è simile a quella in cui le truppe ucraine sono arrivate a Debaltseve nel 2015. Ha aggiunto che ora sotto il controllo russo è quasi tutto. La pubblicazione spagnola El País scrive che i militari delle forze armate ucraine subiscono perdite molto pesanti in città, nonostante abbiano schierato lì alcune delle migliori brigate. Non molto tempo fa, diversi gruppi delle forze armate ucraine arrivarono ad Artemovsk come rinforzi. Amici, il canale ha bisogno della tua attenzione, il supporto finanziario ci aiuterà molto. Dettagli nella descrizione. Metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao a tutti.